Sì, non è stata una partita facile perché incontravamo una squadra forte, quindi chiaramente in campo ci sono anche gli avversari. E qualche colpa ce l'abbiamo, nel senso che dovevamo chiudere molto prima questa partita. Abbiamo avuto un sacco di occasioni da gol che non abbiamo sfruttato e fino agli ultimi minuti avevamo anche subito poco, quindi la partita era in grande controllo. Oggi ho visto la squadra giocare al calcio e questo mi è piaciuto molto. Hanno fatto i ragazzi tutto quello che gli ho chiesto, sia come spirito e sia come proposta di gioco. Quindi noi siamo questi, stiamo crescendo. Era importante dare un segnale a noi stessi e alla nostra gente che noi vogliamo proporre un certo tipo di calcio perché siamo costruiti per fare questo. Dobbiamo ancora eliminare qualche scoria mentale che qualche volta ci mette in difficoltà, qualche appoggio in più sbagliato. Gli ultimi minuti di una partita che stava scivolando verso la vittoria abbiamo rischiato di rimetterla in piedi e poi dopo l'abbiamo chiusa finalmente all'ennesima occasione da gol. Quindi questa è un po' la storia della partita. Chiaramente sono soddisfatto, però giù la testa, lavoriamo perché siamo solamente lì. L'idea nasce che avevo bisogno di un po' più di palleggio, quindi a mio avviso Piccinocchi è il giocatore a centrocampo più tecnico che ho a disposizione, non ha un grandissimo fisico e quindi questo un pochino lo limita. Sta lavorando da mezzala molto tecnica e quindi con Petrucci, avendo loro un giocatore che stazionava sotto la prima punta, poteva fare filtro e oggi ha fatto un'ottima partita e la qualità invece ce l'ha data Piccinocchi. Quindi l'idea era questa. Gerbo è stata semplicemente una staffetta con Cavion, credo sia giusto insomma, sfruttare bene le risorse che abbiamo perché ora abbiamo di fronte tre partite e quindi tutti quanti devono sentirsi in possibilità di giocare e di incidere per la squadra, quindi Gerbo oggi ha fatto gol e quindi insomma, credo che sono molto contento per lui, però lo stesso Cavion è entrato molto bene, quindi questo è una cosa molto molto importante, come dicevo sempre, il fatto di avere delle risorse dalle quali andare a prendere dei giocatori mi fa pensare anche a dei cambi qualche volta inaspettati. E quindi sì, anche lui è stato un problema di stanchezza. Io credo che oggi abbiano entrambi ampiamente dimostrato che sono due ottimi giocatori, perché non è facile entrare subito in una squadra, si sono allenati per 15 giorni, li ho rischiati, perché questa è la verità, perché credo che se prendiamo due giocatori importanti, devo fare in modo che entrino velocemente negli schemi, velocemente devono trovare la coesione con i compagni e quindi ho preferito farli partire subito e credo che entrambi abbiano risposto molto bene. Chiaramente la condizione fisica è quello che è e si prende comunque giocando e quindi questa è stata l'idea.